Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, giovedì 22 dicembre. Caselle, è deceduto questo pomeriggio intorno alle 14.30 un operaio 53enne che stava lavorando all'interno dell'aeroporto San Dopertini di Caselle. Non sono ancora chiari i dettagli dell'incidente, pare che l'uomo stesse lavorando allo scalo merci e fosse alla guida di un muletto che si sarebbe rovesciato. Ivrea, una donna di 54 anni, è stata urtata da una Nissan Micra in via Aosta in prossimità delle strisce pedonali. Rimasta lievemente ferita, è stata portata al pronto soccorso. Fiano, questa mattina una Fiat Panda ha sbandato e si è schiantata dopo aver colpito un'altra vettura contro un autolavaggio e è caduto in via Lanzo lungo la direttissima per la Mandria, due feriti, di cui uno grave. Rivara, è deceduto Don Raffaele Paradiso, sacerdote, 58 anni, si è sentito male questa mattina in parrocchia e si è accasciato a terra. I sanitari del 118 subito accorsi hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Riva Rossa. I vigili del fuoco di Bosconero sono intervenuti ieri sera insieme ai vigili del fuoco di Torino Stura e SAF per salvare un cagnolino bloccato in mezzo a Rio Mignana, rintracciato al proprietario. Agliè, soddisfazione e orgoglio per la Ladiese Elisa Verna e per suo figlio Alberto Chiarottino, premiati in due diverse categorie al primo concorso letterario Amilcare Solferini, organizzato dall'Associazione Culturale Carc di Rodallo, frazione di Caluso. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di serata.